d'accordo che si presenta con Sebastiano Murta, se con un altro è stato come Are Selce, è più storia consecutiva di Tittia, e fu il famoso palio appunto spostato di un giorno per una situazione improvvisa che avevamo raccontato in diretta il 16 agosto, spostato al 17 agosto, palio dominato. Il concetto di assoluto non c'è, è troppo filosofico. Appunto la cerimonia durante la cena del Bruco con più di 1000 persone, con il battesimo. Ha anche diversi stimatori. È un cavallo che durante le prove abbiamo visto anche qualche buona cosa. Certo stasera la mossa potrà veramente vede correre il proprio Fantino. Esatto, perché non c'è una corrispondenza perfetta fra i tenuta da corsa, che comunque un piccolo sospetto sul fatto che potesse essere stata riusata poi alla fine dell'Ottocento per non confondersi con la chiocciola, su un Mario conteso tra le due contrade, e poi nel Montone sia una delle vere favorite di questo Mario. Durante la scena di contrada passiamo alla Lupa, la contrada di Valle. Il cappotto è la duplice di Provenzano, esattamente 8 corsi e ricorsi della storia del palio, che non finisce mai di stupire, di lasciare incredibile per come a volte le coincidenze possano ritornare. La nobile contrada dell'Oca, nobile per la delibera della civica magistratura del 1846, con tutta una serie di battaglie, il valore, Montaperti 1260, Camollia 1527, insomma, però dei giorni nostri, la contrada di Pontebranda ha vinto l'ultimo. Adesso è veramente tutto in mano ai Fantini e i cuori dei cavalli, perché le manovre che capitani, le varie dirigenze di Mario potevano mettere in pratica, ora sono parole che sono state sancite da strette di mano, e però a questo punto nessun umano, diciamo, al di fuori del Fantino può metterci con mano. Certamente ci sarà ancora da contrattare la rincorsa, ma tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. Intanto noi stiamo osservando ultimi momenti della sbandierata della vittoria, di cui abbiamo già parlato. Guardate questa bellissima inquadratura ventilata dei 17 alfieri che stanno via via completando l'alzata, che è questo lancio in aria della bandiera che appunto ha questo nome, che abbiamo visto Loca alzare per ultimo. È una scaramanzia che spesso si osserva. Al termine di questo sarà quel momento di silenzio assoluto che citava Berlucci, che blocca per un attimo il respiro e il battito del cuore dei contradaioli. Ma la bellezza di questa piazza. Ci siamo. Male viene consegnato anche un nervo ai 10 Fantini dalle guardie comunali, che vedete appostate appunto subito fuori dell'entrone, che è il nome che si danno al cortile del podestà che si apre all'interno del palazzo comunale. Sono uscite le 10 contrade con la civetta che per ora è Pioggerella. Sì, Pioggerella, e tra l'altro c'è un lato della sole, quindi è abbastanza la situazione più balorda che io abbia mai visto da quando l'età della ragione. Va bene, adesso vediamo. In questo momento sul gabbiotto, appunto sul palazzo, sul palco dei capitani, sta venendo trascritto l'ordine di partenza. Vedete che c'è una certa animazione, c'è una guardia municipale con il berretto bianco che è in attesa di ricevere le tre buste ancora sigillate nelle quali è contenuto l'ordine partenza. Una sarà consegnata al sindaco, una rimarrà al comandante delle guardie municipali, e una soprattutto, quella che sarà poi declamata, andrà nelle mani direttamente del mossiere, che poi comincerà a chiamare le 10 contrade fra i canali. E tra poco l'ordine, poi consegna la busta. Sì, gli ordini sono 3, perché per il regolamento, qualora ci fosse la necessità di cambiare il primo, che con i vari dovrebbe appunto aprire la seconda busta e direttamente anche la terza, quindi è un bel po'.
ricordiamo: Oca con Titti e Daramo, Montone con Scompiglio e Ungaro, Snicchio con Turbine e Achida, Civetta con Tamure e Critta, Leocorno con Grandine e Areselce, Pantera con Bellocchio e Misurangelo, Lupa con Tempesta e Xenios, Bruco Tambani, Brivio Sardo, Giraffa, Granito, Ardellina e Onda Brigante da Pacco. Perdonaci perché Sta la Fonte Gaia sta per sfilare il Mascalano. Con un'immagine di Siena che si riflette, è un'opera preziosa di Larando Grandi. Che cos'è il Mascalano? Lo segnato soltanto per fare dell'assunto, è vero? Sì, perché è il premio che andrà alla migliore comparsa nell'agosto. È un premio che si rifà ai premi che venivano offerti alle rappresentative delle contrade più belle, più leggiate, più inventive, con i costumi più belli, più sfarzosi, più numerosi del coro. Fine 400, primo 500. Ecco, qualche metro più avanti rispetto sulla destra, diciamo, rispetto a questa immagine c'è il Mascalano vero e proprio, che appunto sì. È il... Questo che invece era inquadrato Piperno, quindi è un premio speciale che andrà alla stampa con il sindaco e insomma i colleghi hanno posto delle domande. Uno dei capitani dei Valli, i capitani appunto scelgono i 10 che presente, quindi si parla talvolta di lotto in alto, ma sono cavalli che non hanno una precedente esperienza di palio. Le vorrei chiedere se non le facesse piacere o se in un certo qual modo non ci potesse essere una donna, glielo chiedo. Non è importante, a proposito di quello che si diceva, alcuni bomboloni, ma si chiamano ancora così, cioè alcuni cavalli sì. Molto importanti non hanno partecipato al lotto perché avevano dei piccolissimi problemi, penso a Zio Frank, penso allo stesso Anda e Bola e un po' quello che diceva il sindaco, che mi permetto insomma di sottolineare mille volte, cioè l'importanza di alzare di continuo l'asticella dei controlli dal punto di vista veterinario per poter insomma riuscire a garantire la massima sicurezza, che è un tema fondamentale, imprescindibile. Oggi insomma... l'attenzione, c'è veramente un grande rigore nella considerazione degli eventuali piccoli infortuni o di cavalli che non fossero diciamo in perfetto stato di salute al momento di... Poi dipende ovviamente dalle scelte dei capitani, perché al netto ovviamente della... delle 10 contrade che corrono. Ti chiamo Wiki Siena affettuosamente. Oggi per te è un pari, sei anche un contadaiolo della Tartuca, lo possiamo dire, non è un mistero. Ecco, ci racconti la chiocciola che è arrivata dalla Tartuca, credo che siate divisi dai colori ma uniti dallo stesso sentimento e dalla stessa realtà. Come lo vivi? Lo vivi certamente più sollevato, anche se non essere coinvolto, sei a vedere gli altri, poi in realtà sei comunque... anche binario, e quindi sì. Partecipano di diritto al palio corrispondente dell'anno successivo le 7 contrade che non hanno partecipato al palio dell'anno precedente, più 3 che vengono estratte. In questo caso le 3 contrade estratte di quell'anno fu che il drappellone di Simo Bis, artista belga, non vede benedetto da Monsignor Buon Cristiani perché a suo dire non rispettava. È stata realizzata in copia nel 1869 da un grande senese come Tito Sarrocchi, perché chiaramente i marmi originali di Jacopo della Quercia erano andati. Sì, la storia è che il marmo utilizzato da Jacopo della Quercia, cioè che fu fornito dal Comune di Siena, in realtà era marmo della Montagnola Senese che era non di grandissima qualità e quindi si deteriorò moltissimo nel corso dei secoli, fu addirittura rotta durante Sarrocchi, grande scultore seguace del Dupré, altro grande scultore senese, ricordiamo Tito Sarrocchi, di cui quest'anno si celebra il bicentenario della nascita e diciamolo che era anche un grande contadaio. Dal punto di vista sta in strada, faccio detto quello che indossano le contrade che corrono al palio, cioè le 10 contrade che scenderanno in pista. Ho scoperto in una contrada, di cui non farò il nome, una di queste sere, che tutte le, cioè, le infazioni di tutte le contrade possono essere comprate, quindi appunto questi turisti le hanno comprate, tranne che quelle della contrada di Val di Montone, che hanno deciso di non vendere. Da persone che poi non sono veri contradaioli o appartenenti alla data contrada. A proposito del palio e di Siena, disse il fazzoletto è la bandiera personale dei senesi ed è realmente sì, così, è qualcosa da portare ovviamente al collo e nel cuore. Andiamo nella sala del mappamondo, ancora Elena.
solamente il ministro. E lasciamo godere questo primo palio allora. Sì, perché lo spirito credo sia proprio questo, no? Quindi la grandissima, in fondo insomma lo sappiamo, questa è una città medievale ma con un'anima rinascimentale, se c'è qualcosa che il Rinascimento ci insegna è avere ovviamente orgoglio della propria radice, un orgoglio profondissimo per Siena, per la Contrada, per il Made in Italy, ma un orgoglio che è anche apertura nei confronti del resto del mondo, perché noi non saremmo contornati di così tanta bellezza se gli uomini di quell'epoca non avessero avuto la curiosità di andare a scoprire. Oggi si direbbe ricerca e sviluppo, parlando delle grandi aziende, no? Diciamo che... Quindi una visione del Made in Italy del nostro paese proiettata nel mondo. A quel tempo c'era quella che oggi si chiama una visione, perché il governo dei nove, poi chi li seguì, avevano appunto la visione e si immaginarono una Siena che poi è quella monumentale, cioè ornata di vari monumenti che ancora oggi noi possiamo, grazie a loro, godere. Bella, aperta, accogliente a tutti gli occhi che vogliono guardarla e che vogliono vivere. E devo dire, a proposito della esperienza da vivere qui del Palio, insomma, sono da non senese perfettamente d'accordo, nel senso che il minuto e 20 del Palio è soltanto una piccolissima parte, certamente quella più adrenalinica, ma insomma se si viene a Siena, se si fa questa esperienza, vale la pena venire un paio di giorni prima, perdersi nelle contrade, andare a scoprire questi riti, quello della benedizione del cavallo, certo, ovviamente, guardare le prove, insomma. Se uno, chiunque volesse veramente aprire il Palio, la cosa più bella sarebbe venire addirittura il giorno prima che vengano dati i cavalli e vivere quattro giorni con i propri occhi assistendo a quello che succede in questa città. Io oggi mentre venivo verso il centro, andavo passato dalla Contrada, diciamo, per venire in postazione, mi sono ritrovato a ascoltare da ogni vicolo un rullo di tamburo che annunciava il passaggio di una delle comparse che raggiungevano appunto la piazza del Duomo, e vedevo turisti eccitati, correvo una destra e manca, che veramente è una città che è magica, lo posso dire da senese immodestamente, ma è così. Quindi se volete veramente capire il Palio e viverlo, dovete... Senti, questa cosa che ogni tanto mi ripeto nel racconto, ma che è divertentissima, dell'Onda che ha 44 vittorie in vinto al Palio, ti spieghi questo mezzo, anche perché è roba di Tartuca, quindi è roba che saprai benissimo. Sì, l'Onda ha 44 e mezzo perché ne ha 54 e mezzo la Tartuca, perché l'Onda e la Tartuca sono le uniche due contrade che dividono una vittoria a metà. Questo avvenne in... Quelle dividono la vittoria a metà. Può succedere nel salto con l'asta, per esempio. Ma lì che cosa è successo? Una cosa molto curiosa. Una cosa, diciamo, anche indice di quei tempi, siamo nel 1713, quando il Palio si muoveva esattamente come oggi, ma diciamo le modalità della decisione ultima sulla vittoria erano meno tecnologiche di oggi. Oggi ricordiamo ci sono tre ufficiali del comune che sono ex dirigenti di contrada e sono giudici della vincita, che scrutano un'apposita asta sul banco dei capitani per vedere e stabilire chi ha vinto. Ma nel 1713 semplicemente avvenne che l'Onda, che era prima, arrivò al punto dell'arrivo, che era più o meno dove abbiamo la Fontecaia oggi, quindi più avanti rispetto ad oggi, e si fermò. La Tartuca, che era in contrada, esistono da ben sei secoli, perché è attribuito proprio al 1424, anche se la data non è certissima per l'anno, un giorno, l'anno e meno, è attribuito a quella data il primo momento in cui i nomi delle contrade, di alcune delle 17 contrade, appaiono, diciamo, sul palcoscenico della storia, in occasione di una pugna, un fucilato collettivo che svolgeva all'interno di Piazza del Campo. Fino a che alle prime del 600 nacquero le bufalate, quando le contrade si volevano uno sporco lavoro, ma complesso. Qualcuno deve pur farlo. 19° palio per Parto Lambrosione, il secondo nella storia per numero di pali a cui appunto ha dato la mossa, al primo posto quasi irraggiungibile Guido Guidarini, che si pensò di aver raggiunto diciamo la soluzione migliore, e oggi siamo ancora qui a dibattere se in questo momento, con cavalli molto preparati, bandieri molto partenti, sia l'inferno. Quello che invece ora noi adesso sta per arrivare uno dei momenti più belli, ho avuto anche modo di dichiararlo, perché e vi invito poi a godervelo e assaporarlo con noi. Tra qualche minuto ci sarà quel silenzio che improvvisamente farà da contrappunto chiunque è stato a Siena in questi giorni, c'è anche un po' di sole, insomma,
che dovrebbe essere un segnale anche rassicurante. Stavo pensando, sai che cosa? Che quel cielo nuvoloso che è nel drappellone, che però si tinge d'oro, dovrebbe essere veramente quello che stiamo vivendo, perché in questo momento il sole ha fatto nuovamente capolino nell'ultimo lembo di Piazza del Campo. Lanzini è un vero contradaiolo e quindi è chiaro che vive le emozioni che qualsiasi persona di Siena, qualsiasi persona che si sente di appartenere a una contrada vive, e sono rappresentate in maniera così precisa. Sentiamolo il suono della piazza. Quattro nemici ci sono e quattro nemici sono. Le due coppie di rivali sono vicine. Questo, ovviamente nessuno qui ha ovviamente poteri divinatori, però potrebbe rendere la mossa un po' più complicata, perché i rivali sono accanto all'altro. Tanto allora, Bruco al settimo posto. Perché è stato chiamato il Bruco, ancora non è entrato, però devo dirti che le quattro rivali sono sia accanto ma sono dentro Carti, quindi non ce ne sarà una dirigenza, ah, certo. Questo magari dovrebbe snebbire le operazioni. Oca all'ottavo posto. Onda. Onda al nono posto. E quindi Lupa per in corsa. E la Lupa, non avendo mai arrivare fra i canati, potrà scegliere se provare ad avvantaggiarsi oppure così avere un occhio di guardia per qualcuno o qualche contrario fra i canati. Parlando Loca è all'ottavo posto, che non è proprio uno dei migliori, anche questa è una previsione di Antonio Corno che si presenta con Sebastiano Murtas e con un altro esordiente come Are Selce, è più vittoria consecutiva di Tittia, e fu il famoso palio appunto spostato di un giorno per una situazione improvviso che avevamo raccontato in diretta il 16 agosto, spostato al 17 agosto, un palio dominato da concetto di assoluto è troppo filosofico. Appunto la cerimonia durante la cena del Bruco con più di 1000 persone, con il battesimo. Ha anche diversi stimatori. È un cavallo che durante le prove abbiamo visto anche qualche buona cosa. Certo stasera la mossa potrà veramente vede correre il proprio Fantini assoluta. Esatto, perché non c'è una corrispondenza perfetta fra i tenuta da corsa, che comunque un piccolo sospetto sul fatto che potesse essere stata riusata poi alla fine dell'Ottocento per non confondersi con la chiocciola, su un Mario conteso tra le due contrade, e poi negli anni del Montone sia una delle vere favorite di questo Mario. Durante la scena di contrada passiamo alla Lupa, la contrada di Valle Rosa, lo sapessero, il, il cappotto è la duplice di Provenzano, esattamente 8 corsi e ricorsi della storia del palio, che non finisce mai di stupire, di lasciare incredibili per come a volte le coincidenze possano ritornare. La nobile contrada dell'Oca, nobile per la delibera della civica magistratura del 1846, per tutta una serie di battaglie di valore, Montaperti 1260, Camollia 1527, insomma, però dei giorni nostri, la contrada di Pontebranda ha vinto l'ultima. Adesso è veramente tutto in mano ai Fantini e ai cuori dei cavalli, perché le manovre che i capitani, le varie dirigenze di Pale potevano mettere in pratica, ora sono parole che sono state sancite da strette di mano, e però a questo punto nessun umano
umano, diciamo, al di fuori del Fantino può metterci con mano. Certamente ci sarà ancora da contrattare la rincorsa, ma tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto. Intanto noi stiamo osservando gli ultimi momenti della sbandierata della vittoria, di cui abbiamo già parlato. Guardate questa bellissima inquadratura, un'infilata dei 17 alfieri che stanno via via completando l'alzata, che è questo lancio in aria della bandiera che appunto ha questo nome, che abbiamo visto Loca alzare per ultimo. È una scaramanzia che spesso si osserva. Al termine di questo ci sarà quel momento di silenzio assoluto che citava Pierluigi, che blocca per un attimo il respiro e il battito del cuore dei contradaioli. Bellezza di questa piazza e ci siamo. Ci siamo. Male viene consegnato anche un nervo ai 10 Fantini dalle guardie comunali, che vedete appostate appunto subito fuori dell'entrone, che è il nome che si danno al cortile del Podestà che si apre all'interno del palazzo comunale. Sono uscite le 10 contrade con la civetta che ora è Pioggerella. Sì, Pioggerella, e tra l'altro c'è un lato della sole, quindi è abbastanza... La situazione più balorda che non abbia mai visto no, da quando l'età della ragione. Vabbè, adesso vediamo. Ovviamente. Questo momento sul gabbiotto, appunto sul palazzo, sul palco dei capitani, sta venendo trascritto l'ordine di partenza. Vedete che c'è una certa animazione, c'è una guardia municipale con il berretto bianco che è in attesa di ricevere le tre buste ancora sigillate nelle quali è contenuto l'ordine di partenza. Una sarà consegnata al sindaco, una rimarrà al comandante delle guardie municipali e una soprattutto quella che sarà poi declamata andrà nelle mani direttamente del mossiere, che poi comincerà a chiamare le 10 contrade tra i canapi. E tra poco l'ordine, poi consegna la busta. Sì, sono tre, perché per il regolamento, qualora ci fosse la necessità di cambiare il primo per motivi vari, si dovrebbe appunto aprire la seconda busta e direttamente anche la terza. Quindi è un bel po'. Ricordiamo, Loca con Titti e Derano, Montone con Scompiglio e Ungaro, Snicchio con Turbine e Achida, Civetta con Tamure e Cripta, Leocorno con Grandine e Areselce, Pantera con Bellocchio e Misurante, Lupa con Tempesta e Xenios, Bruco Tambani, Brivio Sardo, Giraffa, Granito, Artellina e Onda Brigante da Pacco. Si perdonaci perché vai. Della Fonte Gaia sta per sfilare il Mascalano. Con un'immagine di Siena che si riflette, è un'opera preziosa di Laurent Dodrandi. Che cos'è il Mascalano? Non è segnato soltanto per fare dell'assunto, è vero? Sì, perché è il premio che andrà alla migliore comparsa nella d'agosto. È un premio che si rifà ai premi che venivano offerti alle rappresentative delle contrade più belle, più leggiate, più inventive, con i costumi più belli, più sfarzosi, più numerose del coro di fine 400, primo 500. Ecco, qualche metro più avanti rispetto sulla destra, diciamo, rispetto a questa immagine, c'è il Mascalano vero e proprio, che appunto sì, è il... Questo che invece era inquadrato speciale che andrà alla stampa con il sindaco e insomma i colleghi hanno posto delle domande. I capitani appunto scelgono i 10 che presente, quindi si parla talvolta di lotto in alto, ma sono cavalli che non hanno una precedente esperienza di palio. Le vorrei chiedere se non le facesse piacere o se in un certo qual modo non ci potesse essere una donna, glielo chiedo. Non è importante, a proposito di quello che si diceva, alcuni bomboloni, ma si chiamano ancora così, cioè alcuni cavalli sì, molto importanti non hanno partecipato al lotto perché avevano dei piccolissimi problemi, penso a Zio Frank, penso allo stesso Andaibola e un po' quello che diceva il sindaco, che mi permetto insomma di sottolineare mille volte, cioè l'importanza di alzare di continuo l'asticella dei controlli dal punto di vista veterinario per poter insomma
riuscire a garantire la massima sicurezza, che è un tema fondamentale, imprescindibile. Oggi l'attenzione, c'è veramente un grande rigore nella considerazione degli eventuali piccoli infortuni o di cavalli che non fossero, diciamo, in perfetto stato di salute al momento di... Poi dipende ovviamente dalle scelte dei capitani, perché al netto ovviamente della... delle 10 contate che corrono. Ti chiamo Wiki Siena affettuosamente, oggi per te è un pari, sei anche un contadaiolo della Tartuca, lo possiamo dire, non è un mistero. Ecco, ci racconti la chiocciola che è arrivata dalla Tartuca, credo che siate divisi dai colori ma uniti dallo stesso sentimento e dalla stessa realtà. Come lo vivi? Lo vivi certamente più sollevato, anche se non essere coinvolto, sei a vedere gli altri, poi in realtà sei comunque binario e quindi sì. Partecipano di diritto al palio corrispondente dell'anno successivo le 7 contrade che non hanno partecipato al palio dell'anno precedente, più 3 che vengono estratte. In questo caso le 3 contrade estratte di quell'anno fu che il drappellone di Simovis, artista belga, non venne benedetto da Monsignor Buoncristiani perché a suo dire non rispettava. È stata realizzata in copia nel 1869 da un grande senese come Tito Sarrocchi, perché chiaramente i marmi originali di Jacopo della Quercia erano andati. Sì, la storia è che il marmo utilizzato da Jacopo della Quercia, cioè che fu fornito dal Comune di Siena, in realtà era marmo della Montagnola Senese che era non di grandissima qualità e quindi si deteriorò moltissimo nel corso dei secoli, fu addirittura rotta durante... Sarrocchi, grande scultore seguace del Dupré, altro grande scultore senese, ricordiamo Tito Sarrocchi, di cui quest'anno si celebra il bicentenario della nascita e diciamolo che era anche un grande contradaio. Dal punto di vista sta contrada, fatto detto quello che indossano le contrade che corrono al palio, cioè le 10 contrade che scenderanno in pista. Ho scoperto in una contrada di cui non fare il nome una di queste sere che tutte le contrade, cioè, i pazienti di tutte le contrade possono essere comprati, quindi appunto questi turisti le hanno comprate, tranne che quelle della contrada di Val di Montone, che hanno deciso di non vendere. Da persone che qua non sono veri contradaioli o appartenenti alla data contrada. A proposito del palio e di Siena, disse il fazzoletto è la bandiera personale dei senesi ed è realmente così, è qualcosa da portare ovviamente al collo e nel cuore. Andiamo nella sala del mappamondo, ancora Elena. Solamente il ministro. E lasciamo godere questo primo palio allora. Sì, perché lo spirito credo che sia proprio questo, no? Quindi la grandissima, in fondo insomma lo sappiamo, questa è una città medievale ma con un'anima rinascimentale, se c'è qualcosa che il Rinascimento ci insegna e avere ovviamente orgoglio della propria radice, un orgoglio profondissimo per Siena, per la contrada, per il Made in Italy, ma un orgoglio che è anche apertura nei confronti del resto del mondo, perché noi non saremmo contornati di così tanta bellezza se gli uomini di quell'epoca non avessero avuto la curiosità di andare a scoprire. Oggi si direbbe ricerca e sviluppo, parlando delle grandi aziende, no? Diciamo che... quindi una visione del Made in Italy del nostro paese proiettata nel mondo. A quel tempo c'era quella che oggi si chiama una visione, perché il governo dei nove, poi chi li seguì, avevano appunto la visione e si immaginarono una Siena che poi è quella monumentale, cioè ornata di vari monumenti che ancora oggi noi possiamo, grazie a loro, godere. Bella, aperta, accogliente a tutti gli occhi che vogliono guardarla e che vogliono vivere, e devo dire a proposito della esperienza da vivere qui del palio, sono da non senese perfettamente d'accordo, nel senso che il minuto e 20 del palio è soltanto una piccolissima parte, certamente quella più adrenalinica, ma insomma se si viene a Siena, se si fa questa esperienza vale la pena venire un paio di giorni prima, perdersi nelle contrade, andare a scoprire questi riti, quello della benedizione del cavallo, certo, ovviamente, guardare le prove, insomma. Se uno, chiunque volesse veramente capire il palio, la cosa più bella sarebbe venire addirittura il giorno prima che vengano dati i cavalli e vivere 4 giorni con i propri occhi assistendo a quello che succede in questa città. Io oggi mentre venivo verso il centro, andavo passato dalla contrada, diciamo, per venire in postazione, mi sono ritrovato a ascoltare da ogni vicolo un rullo di tamburo che annunciava il passaggio di una delle comparse che raggiungevano appunto la piazza del Duomo, e vedevo turisti eccitati, correvo una destra magra, che veramente è una città che è magica, lo posso dire da senese immodestamente, ma è così. Quindi se volete veramente capire il palio e viverlo dovete... Senti, c'è questa cosa che ogni tanto mi capita di ripetere, racconto
succede nel salto con l'asta, per esempio. Ma lì che cosa è successo? Una cosa molto curiosa. Una cosa, diciamo, anche indice di quei tempi, siamo nel 1713, quando il palio si muoveva esattamente come oggi, ma diciamo le modalità della decisione ultima sulla vittoria erano meno tecnologiche di oggi. Oggi ricordiamo ci sono tre ufficiali del comune che sono ex dirigenti di contrada e sono giudici della vincita che scrutano un'apposita asta sul banco dei capitani per vedere e stabilire chi ha vinto, ma nel 1713 semplicemente avvenne che l'onda che era prima arrivò al punto dell'arrivo che era più o meno dove abbiamo la Pontecaia oggi, quindi più avanti rispetto ad oggi, e si fermò. La tartuca che era contrada esistono da ben sei secoli, perché è attribuito proprio al 1424, anche se la data non è certissima per l'anno in più, l'anno in meno, è attribuito a quella data il primo momento in cui i nomi delle contrade, di alcune delle 17 contrade, appaiono diciamo sul palcoscenico della storia in occasione di una pugna, un pugilato collettivo che svolgeva all'interno di Piazza del Campo. Fino a che alle prime del 600 nacquero le bufalate, quando le contrade si volevano uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. Il 19° palio per Patto Lambrosione è il secondo nella storia per numero di pali a cui è appunto dato la mossa, al primo posto, quasi irraggiungibile, Guido Guidarini che si pensò di aver raggiunto diciamo, la soluzione migliore, e oggi siamo ancora qui a dibattere se in questo momento con cavalli molto preparati, battiti molto partenti, sia l'inferno. Quello che invece ora noi adesso sta per arrivare uno dei momenti più belli, ho avuto esatto. Anche modo di dichiararlo, perché e vi invito poi a godervelo e assaporarlo con noi. Tra qualche minuto ci sarà quel silenzio che improvvisamente farà da contrappunto. Chiunque è stato a Siena in questi giorni, c'è anche un po' di sole, insomma, che dovrebbe essere un segnale anche rassicurante. Stavo pensando, sai che cosa? Che quel cielo nuvoloso che è nel drappellone, che però si tinge d'oro, dovrebbe essere veramente quello che stiamo vivendo, perché in questo momento il sole ha fatto nuovamente capolino nell'ultimo lembo di Piazza del Campo. Lanzini è un vero contradaiolo e quindi è chiaro che vive le emozioni che qualsiasi persona di Siena, qualsiasi persona che si sente di appartenere a una contrada, e sono rappresentate in maniera così precisa. Sentiamolo il suono della piazza. Quattro nemici ci sono e quattro nemici sono. Le due coppie di rivali sono vicine. Questo, ovviamente nessuno qui ha ovviamente poteri divinatori, però potrebbe rendere la mossa un po' più complicata, perché i rivali sono accanto all'altro. Intanto Bruco al settimo posto. Perché è stato chiamato il Bruco, ancora non è entrato, però devo dirti che le quattro rivali sono sia accanto ma sono dentro campi, quindi non ce ne sarà una dirigenza. Ah, certo. E questo magari dovrebbe smentire le operazioni. Oca all'ottavo posto. Onda. Onda al nono posto. E quindi Lupa di rincorsa. E la Lupa, non avendo un arrivare fra i canadi, potrà scegliere se provare ad avvantaggiarsi oppure così avere un occhio di riguardo per qualcuno o qualche contrario fra i canadi. Parlando Loca è all'ottavo posto, che non è proprio uno dei migliori, anche questa è una previsione di